Il Vangelo domenicale per la famiglia. Festa di Maria, Madre di Dio, all'inizio del nuovo anno. Cari amici, ci prepariamo a celebrare il Capodanno, l'inizio di un nuovo anno, e l'inizio di un nuovo anno è sempre per noi cristiani nel segno di Maria, perché il primo dell'anno noi celebriamo la grande festa di Maria, Madre di Dio. È stato il concilio di Efeso nel 431, quindi più di 1500 anni fa, quasi 1600 anni fa, a proclamare questo che è il dogma, la verità di fede mariana per eccellenza. E Maria, Madre di Dio. E c'è questa bellissima icona che è conservata nella diocesi di Chioggia, che rappresenta Maria, Madre di Dio, come colei che nutre al suo seno il Dio che l'ha creata. Ed ecco, allora entriamo un pochino nel mistero grandioso, nel mistero magnifico della maternità divina di Maria. Vuol dire che Maria non è soltanto colei che ha preparato un vestitino di carne a Gesù, non è soltanto madre della natura umana di Gesù, ma è madre del Verbo di Dio, è madre di Dio, della stessa divinità di Maria. E grazie a lei la divinità di Cristo si è potuta fare la divinità del Figlio di Dio, quindi di Cristo. Si è potuta fare carne ed entrare nella storia degli uomini. Allora, meditiamo insieme le magnifiche letture che ascolteremo lunedì nella messa di Capodanno. E proprio ogni anno il Signore ci presenta nella prima lettura della messa di Capodanno la grande benedizione nell'Antico Testamento, contenuta nel libro dei Numeri, che poi è diventata la preghiera semplice di San Francesco, la preghiera di benedizione per ogni nostra casa di San Francesco. Credo che molti di noi l'hanno su una mattonella appesa nei muri di casa, magari all'entrata della nostra casa. È la benedizione di Francesco, ma San Francesco l'ha presa dal libro dei Numeri. E appunto noi ascolteremo lunedì. Il Signore parlò a Mosè e disse: parla ad Aronne e ai suoi figli dicendo, così benedirete gli Israeliti e direte loro, ti benedica il Signore e ti custodisca. Ecco, noi all'inizio di ogni anno chiediamo al Signore che ci benedica e ci custodisca per tutto il nuovo anno, per tutto l'anno che sta per cominciare. E poi ancora, il Signore faccia risplendere per te il suo volto e ti faccia grazia. Ecco, la benedizione di Dio consiste nel poter contemplare lo splendore del volto di Dio, del volto di Cristo nella nostra vita per tutti i giorni del nuovo anno che va a incominciare. E poi il grande dono della pace, il Signore rivolga a te il suo volto e ti conceda la pace. Ecco, la pace è il grande dono di Dio. La pace è il grande dono del risorto. Ricordiamoci che la notte di Pasqua, apparendo agli apostoli, Cristo risorto ha rivolto agli apostoli e quindi a tutti noi, a tutta la Chiesa, il grande saluto della pace. La pace sia con voi. La pace è il grande dono messianico. E noi vogliamo e chiediamo al Signore che tutto questo nuovo anno sia un anno vissuto nella pace, innanzitutto nella pace dei nostri cuori e poi nella pace del mondo, proprio perché il grande tema della pace, il grande tema della benedizione del Signore, ecco che nella festa del primo dell'anno si celebra anche in tutto il mondo la giornata della pace, la giornata della pace che nasce dai cuori, ma poi si deve riflettere nella pace fra i popoli, nell'assenza di guerra e di ogni violenza,
E sappiamo come ogni anno ci sia bisogno di pregare intensamente per la pace, perché la pace è continuamente messa a rischio dal fatto che i cuori degli uomini non sono pieni della pace di Dio e quindi si fanno guerra fra di loro. Però, se questo grande tema della benedizione del Signore e della benedizione che deve riempire i nostri cuori, perché i nostri cuori siano nella pace, è l'inizio delle letture, la prima delle letture che ascolteremo lunedì. Ecco che il tema del cuore riempito della pace di Dio è anche il tema che ci aiuta a capire il mistero che celebriamo il primo dell'anno, il mistero della maternità divina di Maria. E allora, nella seconda lettura si introduce proprio questo tema. Dice San Paolo ai Galati: fratelli, quando venne la pienezza del tempo, Dio mandò il suo figlio nato da donna. Ecco, quando venne la pienezza del tempo. E quando arrivò il tempo propizio, quando arrivò il compimento, della, diciamo, della prima fase della storia dell'umanità, quella che appunto portava fino a Maria, perché da Maria comincia, grazie all'incarnazione di Gesù, comincia la grande seconda fase della storia dell'umanità, quella in cui ci troviamo noi, quella della presenza di Dio fatta carne, grazie a Maria, nel cuore del mondo, nel cuore dell'umanità. Ecco, quando è che avvenne la pienezza del tempo? Quando è che questa pienezza del tempo si è realizzata? Quando è che venne questa pienezza del tempo? Vedete, la lettera agli Ebrei, al capitolo 10, ci parla proprio di che cosa avvenne nel paradiso, che cosa avvenne nella vita di Dio quando Maria disse sì. Ecco, per questo entrando nel mondo, Cristo dice, Cristo è potuto entrare nel mondo grazie al sì di Maria, è questo che celebriamo ogni primo dell'anno. E appunto dice: tu non hai voluto né sacrificio né offerta, un corpo invece mi hai preparato. Il grande tema della lettera agli Ebrei, il sacrificio della nuova alleanza, il nuovo sacerdozio, non è fatto di offerte di olocausto, di montoni o di capri, come era nelle grandi religioni antiche, compresa la religione ebraica, ma è l'offerta da parte dell'uomo di se stesso, del suo corpo, cioè della sua stessa vita umana. E tutto questo è stato possibile per il Figlio di Dio proprio grazie a Maria, perché Maria ha donato a Cristo il suo corpo, mediante cui si è potuta realizzare la nuova alleanza, il nuovo sacrificio, la nuova offerta che completa il senso delle offerte dell'Antico Testamento. Ed ecco appunto, continua la citazione della lettera agli Ebrei, citando il Salmo 40, mettendolo in bocca a Cristo: non hai gradito né olocausti né sacrifici per il peccato. Allora ho detto: ecco, io vengo, poiché di me sta scritto nel rotolo del libro, per fare, o Dio, la tua volontà. Ecco, quello che celebriamo nel primo dell'anno, nella festa di Maria, Madre di Dio, è proprio questo mistero. Il Figlio di Dio da tutta l'eternità ha detto sì all'incarnazione. Ma quando è che questo sì, questo desiderio mediante cui il Figlio di Dio si ridona al Padre rispondendo al dono del Padre a Lui, no? È il mistero della Santissima Trinità. Il Padre si dona al Figlio e lo genera. E il Figlio simultaneamente si ridona al Padre, e nel dono al Padre è contenuto anche il sì al mistero dell'incarnazione. E da questo dono reciproco scaturisce la pienezza dell'amore del Padre e del Figlio, che è lo Spirito Santo. Ecco, questo è da tutta l'eternità che avviene in Dio. Ma quando tutto ciò è potuto accadere anche nella storia degli uomini? Quando il sì di Cristo, il sì del Figlio di Dio all'incarnazione, ha potuto risuonare all'unisono con il sì di Maria all'angelo. Allora, ecco, Signore, io vengo, diceva il Figlio di Dio da tutta l'eternità al Padre,
è potuto diventare storia, storia degli uomini, quando Maria ha detto: ecco, sono la serva del Signore. L'angelo le disse: non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Allora Maria disse all'angelo: ecco la serva del Signore, avvenga per me secondo la tua parola. E l'angelo si allontanò da lei. Ecco, Signore, io vengo, ecco, sono la serva del Signore. Tutto questo lo possiamo poi contemplare in queste due magnifiche immagini, no? Da una parte la vita della Santissima Trinità, vedete, il Figlio, no? Che si dona al Padre perché è il Padre che si è donato a Lui, generandolo appunto come Figlio, e da questo reciproco dono sgorga la pienezza dello Spirito, che poi scende come un ruscello, ruscello verde del mantello dello Spirito Santo, che scende su questo quarto posto che è occupato da ciascuno di noi. E per primo questo quarto posto è stato occupato da Maria. Maria, che dicendo all'angelo sì, ha fatto sì che il sì del figlio al padre potesse risuonare attraverso il suo sì nella storia, e quindi in questo modo è potuta avvenire l'incarnazione. Ecco perché Maria è madre di Dio, perché il suo sì è inserito nel sì del figlio al padre e del padre al figlio, attraverso di cui la vita stessa di Dio è generata. E quindi Maria non è solo madre della natura umana di Gesù, ma anche madre di Dio, perché il suo sì è inserito nel mistero del sì reciproco della Santissima Trinità. Ecco perché Maria viene anche definita, no, nella storia della Chiesa come la sposa del Verbo. È vero, è la madre di Cristo, ma è la sposa del Verbo nel senso che il matrimonio significa il consenso di due volontà, no? Consenso di due volontà che fa sì che il mistero della vita possa sgorgare, che la vita umana possa sgorgare attraverso i figli. Allora, ecco, Maria è sposa del Verbo perché? Perché il suo sì ha consentito con il sì del figlio, è diventata una sola cosa con il sì del figlio al padre, e quindi l'incarnazione è potuta accadere nella storia. E questo è il riflesso, questo è da tutta l'eternità, e questo è nella storia, questa bellissima annunciazione di Simone Martini, no? Che è conservata al Museo degli Uffizi a Firenze. Vedete, c'è anche il fumetto, no? Concepirai un figlio, no? Concepirai un figlio. Ed ecco Maria che ovviamente quasi ritraendosi di fronte a questo invito sconvolgente dell'angelo, che però è stata capace di dire sì, di dire: ecco, sono la serva del Signore, e in questa maniera è diventata la madre di Dio, perché in questa maniera la vita di Dio ha potuto sgorgare in lei, diventando la vita del figlio di Dio, fatto uomo. E questa è un'immagine a cui sono molto affezionato, chi mi conosce sa che sono molto affezionato a quest'altra rappresentazione di Luca della Robbia, che si trova all'Averna, nella chiesa dell'Averna di San Francesco. E a sinistra all'entrata c'è questa bellissima rappresentazione dell'Annunciazione, a destra c'è un'altrettanto bella rappresentazione della Natività. E qui vedete, Maria viene presa con grandissima dolcezza, no? Nello stesso momento di dubbio di fronte all'annuncio dell'angelo, e vedete il Padre insieme con gli angeli che stanno lì preoccupati a vedere se Maria dirà sì o dirà no, lo Spirito Santo che frena, aspetta di scendere su di lei, perché se Maria avesse detto no, ecco, il figlio di Dio non avrebbe potuto incarnarsi, il suo sì non sarebbe diventato storia degli uomini. E
il figlio di Dio non sarebbe diventato uomo. Ma siccome Maria ha detto, come qui è ripreso, ecco la serva del Signore, avvenga di me secondo la tua parola, ecco che la fonte eterna della vita ha potuto scaturire nella storia. Maria quindi è la sorgente, grazie a cui la fonte della vita può scaturire nella storia. Allora ecco il Vangelo che ascolteremo lunedì, nella festa del primo dell'anno, e vediamo appunto i pastori, no? Che vanno senza indugio all'annuncio dell'angelo e trovano Maria e Giuseppe il bambino adagiato nella mangiatoia, e dopo che diventano i primi annunciatori di ciò che era stato detto loro dall'angelo, e quindi i primi testimoni, i primi evangelizzatori sono i pastori, creando stupore in tutti quelli che li ascoltavano, ed ecco di nuovo la centralità di Maria. Tutto il mistero dell'incarnazione racchiuso nel cuore di Maria, il cuore di Dio racchiuso nel cuore di Maria, il cuore di Dio, la Santissima Trinità racchiusa nel cuore di Maria, e infatti Maria che cosa faceva? Custodiva tutte queste cose, meditandole nel suo cuore. Eccola, allora che poi il Vangelo di lunedì si concluderà con Gesù che viene circonciso, perché era nato da donna, è nato sotto la legge, quindi secondo la legge israelitica viene circonciso, e gli pongono il nome di Gesù, così come gli aveva detto l'angelo. Gesù, sapete, no? Significa il Signore salva. Ecco, la salvezza è potuta scaturire nella storia perché il cuore di Dio si è fatto carne nel cuore di Maria. Ecco il mistero di Maria, Madre di Dio. Ed ecco allora come pregheremo il primo dell'anno. Padre buono, che Maria, Vergine e Madre, benedetta fra tutte le donne, hai stabilito la dimora del tuo Verbo fatto uomo tra noi, donaci il tuo Spirito, perché tutta la nostra vita, nel segno della tua benedizione, di quella benedizione con cui abbiamo incominciato nella prima lettura la nostra liturgia, si renda disponibile ad accogliere il tuo dono. E anche noi dobbiamo diventare strumenti dell'incarnazione di Cristo, strumenti di quella continuazione dell'incarnazione di Cristo attraverso il nostro sì alla sua parola, attraverso l'essere fedeli alla nostra vocazione. E allora, contemplando ancora la bellissima icona di Maria, Madre di Dio, no? Mater Teu, Madre di Dio, che nutre sul suo seno il Dio della creata, mistero sconvolgente, no? E contemplando questa icona, ci auguriamo un gioioso 2018 nella benedizione del Signore, e ci diamo un arrivederci, un appuntamento alla prossima videolettera, e di nuovo auguri di un buono e felice anno nel segno della benedizione di Dio.